Eccoci qua di sera, prima di andare a cena, mi è venuta voglia di fare un video. Ecco com'è, come si presenta, un classico campeggio qua nella Repubblica Ceca. Sono proprio all'ingresso, al cancello principale. Eccolo qua, campeggio si chiama. Mi avvicino così lo vedete bene. Eccolo qua. Cesca Brana. È un campeggio normale, niente di particolare, quindi quello che si presenta, un normale classico campeggio qua in Repubblica Ceca. Appena entriamo, abbiamo qua la reception con... Intanto mi muovo con la bici, ho fregato la bicicletta a Brian, così almeno faccio presto, con l'arrotolatore dell'acqua per fare il rifornimento delle chiare, eccolo lì. Dentro reception. Parlano tranquillamente in inglese, quindi si riesce a parlare tranquillamente e il campeggio si presenta così. Voi entrate, una volta registrati, vi potete mettere dove vi pare in questo campeggio. Ci sono delle zone camper, caravan e tende e delle zone per delle casine. C'è anche una routine un po' particolare, tutta bella mimetico neve. Faccio un girettino, come si vede qua, dove faccio vedere anche i bagni. Qua ci sono delle casine che si possono prendere con diciamo per una notte o più notti. Sono piccoline, però direi che c'è sicuramente tutto quello che serve per passare una notte tranquilla. Bici di Brian e andiamo avanti. Ristorantino, recensioni super positive, ma non ci è capitato di venirci a mangiare, sinceramente, quindi non vi so dire se queste recensioni siano vere, però c'è sempre pieno e si sente un buon odorino, un buon profumino, quindi bah, si deve mangiare bene. Qui continua ancora il campeggio, come vedete è un mega pratone dove ci si può parcheggiare per andare a, diciamo, per passare i nostri giorni di campeggino. Qui, come un po' tanti campeggi, si affaccia su un lago. È un piccolo laghetto, questo qui, veramente piccolino. Lo faccio un attimo anch'io per farvelo vedere. Ora vado un po' sull'erba, così almeno riesco a fare un po' lungo lago, vi faccio vedere che comunque continuo anche di qua. E c'è un bel laghettino. Ancora si continua con questo pratone. Ho fatto giro di fino a giù in fondo il campeggio e torno indietro passando da altre casine veramente molto molto piccoline. Guardate come sono piccoline queste qui dietro. Queste sono veramente piccolissime, mentre da quest'altra parte abbiamo delle casine di legno. Quindi è un campeggio misto. Qui in poche parole ci sono dentro solo due letti e una comodina, niente di più. Poi tutti i servizi sono fuori dalla casina. Vi faccio vedere anche i servizi, che diciamo ci sono tutti, ma chiaramente rispetto all'Italia, beh, lasciano molto a desiderare, però funzionano e questa è la cosa importante. E guarda, ve lo faccio vedere ora che siamo più o meno alle 7:30 la sera. Non ti dice YouTube. Niente, mi hanno fermato due persone a chiacchierare per capire cosa stavo facendo. Meno male che un po' di inglese lo mastico. Allora, vi faccio vedere i bagni, così almeno potete vedere come sono anche i bagni. Vado qua, che ci sono anche qua, così li vedete. Ok, sono riuscito a farvi questo piccolo video dei bagni, dei servizi che sono piccoli, essenziali, però sono funzionanti tutti completamente e anche abbastanza puliti per essere anche la sera. Consideriamo sempre l'orario, ormai tutto il giorno che li uso. Vi faccio vedere che comunque il campeggio, a parte ci sono bimbi che urlano chiaramente, è completamente pieno. Ognuno si può mettere un po' dove gli pare. Andiamo a censurare questo bimbo che corre nudo, ragazzi, perché qui tanti bimbi corrono nudi e
e vi faccio vedere dove ci siamo messi noi. Vedete, è un mega pratone. Guardate che bel tramonto che c'è laggiù, che bel sole. Se non ci fossero quelle rigate in cielo sarebbe anche più bello. E questa è la posizione dove ci siamo messi. Laggiù in fondo, in questo prato, è in discesa. Speriamo domani mattina, che l'erba è bella bagnata, di riuscire a uscire, perché ho visto che i pneumatici posteriori si sono sfondati 3-4 cm. Speriamo bene, se no domattina e qualcuno mi deve spingere. Comunque, questa è la zona, diciamo, che abbiamo scelto perché è a sud, quindi il sole ci arriva fino intorno alle 11, dopodiché niente più sole e si sta veramente veramente molto molto bene. E il campeggino si presenta comunque bene, ci sono degli animali vaganti, ci sono le volpi, oltre agli animali che sono qua, quindi attenzione perché ci sono delle volpi che girano dentro il campeggio, attenzione a non lasciar fuori mangiare per gli animali o altro, perché chiaramente queste cose attirano chiaramente gli animali. Piccolo parco giochi, qua. Piccolo parco giochi, niente di particolare, e sono tornato in poche parole all'ingresso. Comunque, essendo tutto così il giardino, è molto molto piacevole da vedere, e comunque si riesce a trovare una posizione decente per fermarsi senza essere uno sopra l'altro. Diciamo, tutti tendono a mucchiarsi qua su in cima, ok, lungo i servizi, perché quasi nessuno utilizza servizi a bordo del camper, della caravan, oppure chi ha la tenda chiaramente servizi non ce l'ha, a meno che non abbia un WC portatile. Quindi tutti si, diciamo, si accalcano attorno, tutti ammucchiati attorno ai servizi, come si vede lassù in cima, mentre tutto il resto non c'è nessuno. Quindi, come vi allontanate, state benissimo. La controindicazione, fra virgolette, di allontanarsi è che non ci sono le prese di corrente, quindi se avete bisogno di 220, la 220 la trovate solo in queste zone qua, che sono vicine ai servizi dove ci sono le colonnine, oppure proprio in fondo in fondo. Quindi la 220 non è disponibile in tutti gli angoli. Bene, vi ho fatto una piccola, diciamo, recensione, fra virgolette, un piccolo delucidazione di come sono i campeggi qua in Repubblica Ceca. Ora io me ne sto andando qua, stiamo al campe e ci abbiamo Simona che ha preparato, no, perché è andata dentro, ha preparato la cena, perché ora noi ceniamo, anche se fate conto che tutti gli altri ormai hanno già cenato e forse forse stanno iniziando anche per andare a letto. Che ne sono, Simo? Che ne sono? Quasi. Sono le 8, eh sì, gli altri ormai hanno già cenato, stanno già andando a letto quasi, e noi invece adesso iniziamo a cenare. Sì, con tutto quello che ho recuperato, che può essere pane, paragonabile al pane, perché abbiamo finito il pane. Abbiamo finito il pane. Le vespe ancora di notte. Le vespe. Ragazzi, ci sono vespe da tutte le parti, anche nei campeggi, nei negozi, da tutte le parti, c'è pieno di vespe. Spero di avervi fatto cosa gradita con questo video, così avete scoperto com'è un po' un camping in Repubblica Ceca, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!